prima botte è stata stappata dal sindaco di Cuneo con soli due colpi, segno benaugurante secondo la tradizione. È iniziata così la seconda edizione dell'Oktoberfest Cuneo, dopo la sfilata per le vie della città che ha coinvolto centinaia di persone. La manifestazione, da quest'anno evento ufficiale Paulaner, proietterà Cuneo nelle atmosfere bavaresi fino al 9 ottobre. L'anno scorso è stata una scommessa, cioè di portare una manifestazione nuova in una parte della città dove da anni non si facevano più grandi eventi. L'anno scorso la scommessa è stata vinta perché è stato un grande successo Oktoberfest, ha aperto la strada allo spostamento della grande fiera d'estate che a giugno è stato un altro grande successo nella zona alta della città, e poi adesso inauguriamo l'edizione 2017 di Oktoberfest con una novità importante, cioè siamo diventati insieme con Parigi e Madrid feste ufficiali Paulaner, ovviamente oltre a Monaco di Baviera. È una bella opportunità per la nostra città. Con Paulaner è una partnership importantissima, soprattutto a livello di prestigio, perché le uniche due Oktoberfest che erano riuscite ad ottenere questa certificazione fino ad oggi erano l'Oktoberfest di Madrid e l'Oktoberfest di Parigi. Quindi Cuneo oggi è al pari di Madrid e Parigi e speriamo che veramente tutti possano apprezzare questo grande risultato e tutti gli sforzi fatti da me e dai miei colleghi. Sono rimasta veramente stupefatta di questa atmosfera qui a Cuneo. Tanta gente che ci ha salutato qui in strada quando abbiamo fatto il percorso, e anche qui quello che hanno costruito nel tendone è incredibile, di altissima qualità, e ecco perché abbiamo anche scelto questo Oktoberfest come Oktoberfest ufficiale di Paulaner, perché è così autentico e così simile a quello che abbiamo a Monaco.